Tutti, grazie per essere così numerosi. Dopo la provincia per la memoria di un sabato e anche tanto lontano di un 27 gennaio, una giornata a ricordo della tragedia della Shoah animata dall'intervento dello storico Marco Patriceli, molto sentita, eccoci al secondo appuntamento pubblico delle iniziative, definite così, un po' per caso, la provincia per. È un brand nato, come dicevo prima, per caso, ma che già attira studiosi e ascoltatori da tutto l'Abruzzo. Anche l'evento di oggi, la Provincia per la Repubblica, è un incontro promosso e voluto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il Dottor Antonio Di Marco. È intitolato alle origini della democrazia in Italia, la Repubblica Romana dal 1849 e la sua Costituzione. Ad impossibilia nemo tenetur, quindi il professor Finiani purtroppo è direttore della biblioteca provinciale di Pescara, nonché noto storico, è da giorni influenzato e oggi, pur avendo fatto il possibile, non è riuscito a stare con noi. E la Repubblica Romana, nata nel 1849, ebbe vita brevissima perché venne abbattuta dall'esercito francese, come lo sappiamo, ma seppe dare all'Italia la prima vera Costituzione, che sanciva tra l'altro il suffragio universale, quindi uomini e donne, la libertà di pensiero, di religione, di associazione, l'abolizione di ogni tribunale speciale della censura preventiva e l'abolizione della pena di morte. I costituenti di allora, ispirati da alti ideali, come in un grande sogno di libertà, disegnarono un progetto di Stato straordinario ed attuale, se pensiamo al periodo storico di allora. Seppero scrivere una Costituzione che per la modernità ed attualità dei suoi articoli e i principi fondamentali furono anticipatori ed ispiratori un secolo dopo, nel 1946, per l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. La serata di questa sera, saltato ogni programma, sarà incentrata su due interventi, quello del Presidente Pasquale Mignero, generale, sull'esperienza della Repubblica Romana e sulla Carta Fondamentale, ed il mio, nel particolare, sulla figura di Aurelio Saliceti di Bellante, avvocato, Ministro di Grazia e Giustizia, Presidente di Cassazione, ma soprattutto triumviro della Repubblica Romana ed estensore della sua Costituzione. Di solito in queste manifestazioni, l'esperienza ce lo insegna, si tende poi a chiudere a fine serata, ma questa sera abbiamo una grande fortuna, Presidente, abbiamo tra di noi valenti storici e studiosi della materia, penso alla professoressa Dermes, che è la vicepresidente della Prologo di Bellante, che sta scrivendo un libro proprio su Saliceti, c'è ho visto in sala il professor Morelli, e tanti altri che ci hanno onorato della loro presenza, e quindi noi li precetteremo più tardi per darci un loro contributo. La parola al Presidente della Provincia di Pescara, il Dottor Antonio Di Marco, per un saluto. Grazie Loris, buonasera a tutti, è con piacere che inauguriamo con questo ulteriore appuntamento una iniziativa che rende anche possibile l'utilizzo degli spazi della provincia nei momenti, come dire, che sono meno utilizzati, anche il sabato e la domenica. Quindi a me fa piacere che Palazzo dei Marmi diventi luogo anche della riflessione avanzata rispetto a temi che apparentemente possono riguardare non esattamente tanti, invece poi ci stiamo rendendo conto che c'è grande interesse su una serie di temi che vogliamo affrontare. Quindi ringrazio l'avvocato Loris Di Giovanni che mi sta supportando e soprattutto sta veicolando una serie di riflessioni all'altezza dei nostri tempi. La riflessione che facciamo questa sera si nutre di una riflessione storica che evidentemente non può che fare affidamento su chi conosce con attenzione un periodo così intenso, così importante, che forse non tutti ricordano, non tutti diciamo hanno una conoscenza approfondita e non tutti noi abbiamo sempre interesse ad approfondire attentamente. E quindi anche per sfatare, no, alcune considerazioni che si fanno, è bene invece approfondirlo storicamente, lo faremo appunto con chi ci accompagna in questa serata. E oggi è una giornata particolare, come avete visto, anche per le condizioni meteo. Mi ha appena chiamato il Presidente della Regione e a Valle Castellana, una zona del Teramano, per fare un sopralluogo che attiene esattamente un rischio, pare abbastanza insidioso. Noi stessi siamo stati impegnati ieri, anche questa mattina, con la frana che incide sulla via che porta a Montesilvano Colle, però questo non ci spaventa, c'è il comandante della Capitaneria di Porto che è qui con noi, quindi il livello del fiume, gli facciamo una battuta, è tranquillo, cioè nel senso che non è tale da preoccupare nessuno, quindi
volendo ironizzare su cose serie, perché almeno siamo più in grado di affrontarle con meno ansia, iniziamo questo confronto e passo la parola a Loris, che poi gestisce il dibattito. Ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione e presenza a questo dibattito interessante. Lo renderemo anche un dibattito, certo, giusto? Certo. Perfetto, grazie. Il primo relatore è l'architetto Pasquale Miniero. Miniero è presidente della sezione di Pescara Federico Galli Gianni Merciaro, presidente interregionale, lui non vuole che si dicano queste cose perché è una persona molto riservata, è presidente interregionale Abruzzo Marche Umbria dell'AMI e, l'ho saputo ieri, è anche vicepresidente nazionale dell'Associazione Marziana Italia, quindi abbiamo un pescarese che è il vicepresidente nazionale di questo sodalizio importante, noi manco lo sapevamo. Nata nel giugno del 2006, la sezione pescarese dell'AMI ha prodotto in questi anni davvero tanti eventi. Ha avuto una particolare attenzione, e questa è una cosa molto bella, Presidente, alla formazione delle giovani generazioni. Porto l'esempio della seconda edizione del progetto educativo per i giovani studenti ormai saliti ad 8 istituti superiori della provincia di Pescara, è chiamato Costituzione e Legalità, che si avvale tra l'altro della collaborazione dell'AMPI provinciale di Pescara e di altre associazioni, che dopo il notevole successo dell'anno scorso ha preso il via il 2 dicembre e si concluderà il 13 di marzo. Lo scopo, lodevole, è quello di promuovere e diffondere la conoscenza della Costituzione repubblicana e la cultura dei principi e soprattutto delle pratiche costituzionali presso le giovani generazioni, supportando le istituzioni scolastiche territoriali. Miniero è inoltre uno dei massimi esperti in Abruzzo della Repubblica Romana e della sua Costituzione. Sarà lui a tracciarci un profilo storico di questa. Quella presentazione così fa paura, e soprattutto fa paura a voi che siete tanti e io non sono abituato a parlare in pubblico, ma sono piuttosto abituato a questionare con i miei amici sui problemi che di volta in volta ci si presentano. Chiaro, la Costituzione è uno degli elementi, ma oggi il tema per me è diventato più ampio perché l'assenza dei primi anni in qualche maniera mi obbliga a inquadrare la Repubblica Romana nel contesto storico in cui si è avuto. Tema alle origini della democrazia in Italia, la Repubblica Romana e la sua Costituzione. È un tema importante, è importante soprattutto per noi mazziniani che in qualche maniera facciamo sistematicamente riferimento alla Costituzione della Repubblica Romana e riteniamo che sia stata, con 100 anni d'anticipo, un elemento determinante di quella che è stata la trasformazione culturale del nostro paese. A me viene voglia di leggere così il primo articolo della Costituzione, chiamiamola così, che noi abbiamo avuto per 100 anni per capire il senso diverso che la Costituzione della Repubblica Romana ha avuto rispetto a quello che è valso dalla Unione dal 1860 in poi. Quando si legge Carlo Alberto, per la grazia di Dio e di Sardegna, di Cipro di Giuseppe, eccetera, 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 con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai nostri amatissimi, cioè praticamente tutti coloro che con l'Unità d'Italia aderirono e parteciparono e giurarono su questo documento qui. E in alternativa invece c'è stato, e noi lo ricordiamo oggi, l'Assemblea Costituente della, o meglio, l'avremmo dovuto ricordare domani, ma evidentemente il decreto fondamentale della Costituente dello Stato Romano, che dice il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano, il pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale, la forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana. La Repubblica Romana avrà con il resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune. È chiaro che il discorso a questo punto
comporta e dover parlare della Repubblica Romana e come la Repubblica Romana si è formata. Il contesto. Il Trattato di Vienna stabilì che si dovesse restaurare tutto quello che era la società europea prima degli avventi, prima della Rivoluzione Francese, prima degli avventi evidentemente delle campagne napoleoniche. Si stabilì, malgrado ci fossero una serie di attese, di speranze, si stabilì la influenza determinante dell'Austria sul territorio italiano, e questo comportò che sia il Regno di Napoli, o meglio il Regno delle Due Sicilie, da non confondere con il Regno di Napoli perché era altra cosa, sia il Regno di Napoli, sia tutte quante le regioni dell'Italia centrale e dell'Italia settentrionale, a parte il Piemonte, dovessero essere sotto l'influenza austriaca. Un'influenza austriaca che evidentemente è stata mal accettata, che ha comportato tutta una serie di reazioni, di preparazioni, e allora noi abbiamo i moti del 21, i moti del 31, i moti di Savoia, finché non si ebbe nel 48 una condizione generale in tutta quanta Europa, per cui tutte quante gli stati in qualche maniera si ribellarono a questa egemonia. I moti in Ungheria, la Francia si ribellò e ripristinò la forma repubblicana, si ritenne nell'Italia del 48 tutti quanti gli stati di poter portare avanti una forma di ribellione al predominio che noi avevamo. Questo predominio evidentemente contrastava con tutta una serie di volontà, e soprattutto c'era un'anima nascosta che era la nostalgia di quella che era stata il periodo francese, il periodo della Rivoluzione Francese, e quindi l'esportazione delle idee della Repubblica Francese sul territorio nazionale. In tutti gli ambienti italiani erano rimaste, covavano, diciamo, le nostalgie con quelle persone che in qualche maniera facevano riferimento al proclama di Rimini, per intenderci, di una, e in tutta l'Italia si erano formate delle associazioni segrete che in qualche maniera volevano ripristinare lo stato quo ante. Questa situazione evidentemente non era facile, c'era questa forma di condizionamento, ma il 48 si presentò come l'occasione per poter ribaltare la situazione. Si erano fatte varie ipotesi, prevaleva evidentemente l'ipotesi del Gioberti, che in qualche maniera riteneva che l'Italia potesse essere unita in una associazione degli stati regionali che in qualche maniera potessero riunirsi in una associazione fra paesi. Nel 48 capitò che evidentemente che la situazione europea in carattere generale potesse in qualche maniera consentire di modificare lo stato delle cose. Di conseguenza la rivolta di Milano e l'adesione e quello che ne è venuto fuori, cioè tutte le varie componenti regionali in qualche maniera tentarono di collaborare per. A questo punto è da mettere in evidenza come questo tentativo fallì per tanti motivi. Fallì perché c'era un tentativo da parte di Carlo Alberto di, cioè praticamente ci fu la parte, ma comunque tutta quanta questa situazione comportò che evidentemente ci fu una situazione di non convergenza di idee. Passato scusate un attimo che mi sto in allora
che cosa avvenne? Avvenne che evidentemente noi, il riferimento evidentemente è quello che ci ha raccontato Cattaneo quando mostrò come la situazione del scusate un attimo, sono un po' allora mi aiuto Allora, io voglio leggervi per capire, dovendo parlare della Repubblica Romana, che cosa ha significato in effetti la Repubblica Romana, io avrei voluto partire da un testo, una supplica, che venne fatta a Bologna nel 49, allorché Ugo Bassi era stato preso dall'esercito austriaco e i notabili bolognesi cercarono in qualche maniera di salvarlo e di impedire che lui venisse ucciso, giustiziato. Io non sono riuscito a ritrovare questo testo che avevo letto a Bologna, a Casa Carducci, qualche tempo addietro, e che mi impressionò moltissimo. Mi impressionò perché emergeva in maniera eclatante il fatto che chi esprimeva questa supplica aveva un linguaggio così, così lontano dal nostro tempo, diciamo così. Così prostrato è un po' che mi ha fatto ripensare alla Biura di Galileo Galilei di qualche secolo prima. Il testo della Biura ce l'ho qui, io lo leggerei anche per rendermi conto di qual era il tipo di ambiente che noi avevamo stato nel territorio della Repubblica, nel territorio già degli Stati Pontifici, ma che corrispondeva anche al Piemonte, che corrispondeva anche a tutta quanta l'Italia meridionale, in cui prevaleva un atteggiamento di imposizione nei confronti delle volontà delle persone che faceva paura. E allora quando io leggo io Galileo figlio, scusate, la voglio leggere in un italiano un pochino meno antico perché altrimenti ho difficoltà io a leggere e voi a capire. Io Galileo fu Vincenzo Galilei, fiorentino di anni 70, personalmente costituito in giudizio e inginocchiato davanti a voi eminentissime e reverendissime cardinali, inquisitori generali in tutta la Repubblica Cristiana contro la malvagità eretica. Avendo davanti agli occhi i santi Vangeli su cui poso le mani, giuro che ho sempre creduto, credo che con l'aiuto divino crederò per l'avvenire tutto ciò che accoglie, predica e insegna la Santa Chiesa Cattolica e Apostolica. Ma poiché questo santo ufficio, per avere io, dopo essermi stato formalmente intimato con un precetto dallo stesso di abbandonare completamente la falsa teoria che il Sole è centro del mondo e non si muove, la Terra non è centro del mondo e si muove, e di non mantenere, difendere né insegnare in qualunque modo, né a parole né per iscritto, la suddetta falsa dottrina, dopo essermi stato notificato che tale dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, scritto e dato alle stampe un libro in cui ne parlo, pur essendo già stata condannata e porto argomenti efficaci a suo favore, senza prendere netta posizione, mi ha giudicato veramente sospetto di eresia, cioè di aver tenuto fermo e creduto che il Sole è il centro del mondo e immobile la Terra non è il centro e si muove, volendo cancellare dalla mente delle vostre eminenze e da quella di ogni cristiano questo grave sospetto, giustamente concepito contro di me, con cuore sincero e autentica fede abbiuro, maledico e detesto i suddetti errori e eresie, in generale ogni qualunque altro errore, eresia o setta contraria alla Santa Chiesa, e giuro che per l'avvenire non dirò mai
più ne asserirò né a parole né per iscritto cose tali da cui possa rinascere su di me un tale sospetto. Ma se mi imbatterò in qualche eretico e sospetto d'eresia, io denuncerò a questo santo ufficio, ovvero all'inquisitore ordinario del luogo dove dovessi trovarmi. Giuro altresì e prometto di adempiere e osservare interamente tutte le penitenze che mi sono state e mi saranno inflitte da questo santo ufficio, e così via. Voi capite che la libertà dell'uomo in un paese come questo genere era condizionato dallo stato religioso. Una delle forme importanti della Repubblica Romana è stato proprio quello di contrastare e di modificare in maniera completamente diversa, naturalmente con grande rispetto, quello che era la situazione precedente, che dominava non soltanto la Repubblica Romana, ma anche tutta quanta l'Italia meridionale, così come lo stesso Piemonte. Evidentemente la ribellione romana nacque in un momento particolare, eravamo nel 48, quindi allorché le pressioni da parte delle autorità nei confronti delle autorità austriache nei confronti del Papa avevano in qualche maniera condizionato il proseguimento, la prosecuzione dell'impegno che aveva portato tutti quanti i paesi, diciamo gli stati dell'Italia di allora a partecipare alla campagna militare del 48. A Roma ci furono tumulti, il ministro degli interni viene ucciso, il Papa fugge. E in questa situazione evidentemente si creano tutti quanti i presupposti perché si potesse pensare di cambiare lo Stato. E quindi di conseguenza ecco l'Assemblea Costituente che vi ho letto prima, che corrisponde, cioè che viene ricordata domani, oggi, ed è un elemento importante. Che cosa capitò in questo periodo? Capitò evidentemente che la forma repubblicana che si decise fu intesa come una forma provvisoria che in qualche maniera attendeva che tutti quanti gli stati e le popolazioni delle altre parti d'Italia aderissero. Cioè veniva chiamata non tanto la Costituente Romana, ma la Costituente degli Stati Romani, e soprattutto c'era l'importanza del riferimento della Costituzione e dello Stato romano all'adesione successiva di tutti quanti gli altri paesi che componevano la regione italiana. Mazzini, il giorno della Costituzione e della emanazione di questo documento, quindi di questo documento, non era presente a Roma. Venendo da Marsiglia, sbarcò a Livorno per cercare di trovare il modo di capire se era possibile che il governo che si stava formando nel Granducato potesse in qualche maniera agganciarsi e legarsi allo Stato che si stava costituendo a Roma. Evidentemente il tentativo era quello di far sì che dal Magra fino a Gaeta, da Bologna fino a Pescara, praticamente fino al Tronto, si potesse costituire questo Stato centrale che dovesse essere, diciamo, l'elemento di partenza di quello che poi avrebbe dovuto essere l'unità di tutti quanti i paesi. In realtà noi avevamo due impostazioni.
la impostazione che aveva portato al del 48 era quella del Giomberti, che richiedeva che ci fossero una formazione di stati nazionali collegati fra di loro, una sorta di confederazione. I mazziniani, perché a questo punto bisogna dire che la Costituzione romana prendeva sempre più, veniva sempre più caratterizzata dalle idee mazziniane, che in qualche maniera che decisamente impostarono le linee politiche in maniera diversa. Nella grande confusione mentale che io rappresento in questo momento, che sono molto... Io voglio mettere in evidenza questo, un insieme di testi politici che sono stati, cioè voglio dire, la figura di Mazzini oggi in Italia è conosciuta molto meno di quanto non sia conosciuta all'estero. All'estero noi abbiamo questa figura che in qualche maniera, io mi riferisco evidentemente al titolo della conferenza, che dice alle origini della democrazia in Italia, e parlando in questo senso io faccio riferimento a quello che sono gli studi su Mazzini che vengono portati avanti all'estero. Qualche anno questo è un volume che è stato pubblicato di recente ed è un volume che è a cura di Nadia Urbinati. Chi conosce questa signora è titolare della cattedra di filosofia politica, praticamente è una studiosa delle costituzioni, della democrazia, e questo testo è stato pubblicato negli Stati Uniti e riporta di Mazzini tutti quanti i testi politici che fanno riferimento alla democrazia in quanto tale. Se noi volessimo effettivamente renderci conto di come l'influenza di Mazzini in Italia, ma soprattutto l'influenza di Mazzini all'estero, nei confronti con tutti coloro che più Armile e gli altri, emerge immediatamente come la formazione culturale mazziniana che si è travasata poi nella Costituzione della Repubblica Romana era completamente diversa da quella che altrimenti in una forma democratica si sono portati avanti tutti quanti i temi che la Repubblica Romana ha portato avanti e ha proposto. E i temi fondamentali sono la libertà di culto, anche se ufficialmente parziale, i cittadini potevano essere solo cattolici, mentre agli stranieri era concessa qualunque religione, anche se vi furono aderenti non confessionali come lo stesso Mazzini e anche atei dichiarati come Garibaldi. La laicità dello Stato, l'abolizione della pena di morte e della tortura, l'abolizione della censura, la libertà di opinione, l'istituzione del matrimonio civile, il suffragio universale maschile, l'abolizione della confisca dei beni, l'abrogazione della norma pontificia che escludeva le donne e i loro discendenti dalla successione familiare, la riforma agraria e il diritto alla casa tramite la requisizione dei beni ecclesiali, la divisione dei poteri, l'abolizione della leva obbligatoria. Sono tutte quante deliberazioni dello Stato romano che in qualche maniera hanno anticipato quella che è stata poi la Costituzione italiana. Io sto facendo una conclusione, di un'esposizione.
Allora il moderatore riprende la parola un attimo, chiedo scusa. Al professore gli chiediamo soltanto una cosa prima di passare al particolare, cioè a parlare di Saliceti. Ci ha introdotto insomma che cosa è stata questa Repubblica Romana, l'importanza dei suoi principi fondamentali, come sono stati poi recepiti dalla Carta Costituzionale, al Costituente del 46. Ecco, più che altro se ci vuole dare qualche notizia proprio storica di quel momento, cioè che cosa accadde in quei giorni e come venne fuori questa Repubblica, proprio due cenni per poi ripassare al particolare. La Repubblica evidentemente fu costituita in pochi mesi, cioè in pochi giorni in effetti, furono organizzate tutti quanti le istituzioni della Repubblica. Si formò un triumvirato, nel triumvirato faceva parte Saliceti. Mazzini evidentemente non c'era ancora, il problema la presenza di Mazzini fu imposta da parte di tutti in un secondo momento, quando emerse il problema della ripresa delle ostilità fatta dal Piemonte e che in qualche maniera imposero che la Repubblica Romana stringesse i tempi e quindi si organizzasse in maniera più incisiva rispetto a quello che era la società che si stava organizzando precedentemente. Le caratteristiche di questa Repubblica, io vi dico semplicemente questo: nessuno si è domandato la figura che compare in quel manifesto. La figura che compare in quel manifesto è Ciceroacchio. È il Ciceroacchio, quindi il popolano che partecipò a tutti quanti i moti e che poi seguì Garibaldi e morì giustiziato quando lo presero dalle parti di Comacchio. Quello che voglio dire è questo: noi tutti quanti i problemi che noi viviamo oggi sono tutti quanti problemi che già allora si erano posti in maniera evidente. Il rifiuto della Toscana di aderire in un patto unico e quindi di confluire con la Repubblica Romana, dovuta al fatto che Firenze potesse perdere la centralità di capitale, la Sicilia che si preoccupava di essere, cioè della sua autonomia, e quindi in qualche maniera non poteva collaborare con la Roma che si andava formando. Molti meridionali erano arrivati e quindi parteciparono alla Repubblica Romana, però in qualche maniera anche essi avevano delle idee che in qualche maniera non coincidevano con quelle di Mazzini. Io faccio l'esempio di Benedetto Musolino, calabrese, che in qualche maniera, mentre partecipò alla Repubblica Romana, in qualche maniera però aveva idee diverse, più socialisteggianti. Comunque, tutti quanti queste persone in qualche maniera collaborarono, furono spinti in concordia, perché molte delle esigenze e delle differenze di opinioni furono in qualche maniera limitate per avere un'unità di intenti. Noi in pochi mesi la Repubblica dovette organizzare lo Stato, organizzarsi un esercito. Evidentemente questa situazione non era facilmente
raggiungibile, perché evidentemente ci furono tutta quanta una situazione all'intorno che impedì di raggiungere dei risultati. Ci furono persone che aderirono venendo da tutta quanta Europa. Si diede estremo risalto a questa forma di Stato che in qualche maniera si era andato configurando in maniera, io dico, totalmente avulsa da quella che era la situazione europea che si era formata. E del resto anche la Francia, che si era costituita in Repubblica e poi con il Triumvirato aveva aderito si era alleata in qualche maniera con l'Austria e sostanzialmente portò avanti una politica di espansione, e noi ci ritroviamo quindi in qualche maniera condizionati da quello che dico e voglio dire è questo: la Costituzione della Repubblica Romana risultava in tutta Europa una cosa scandalosa, perché era scandaloso che un popolo potesse pensare di far valere la persona umana rispetto al potere che si era andato consolidando per nell'Europa dell'Ottocento. E quello che è da dire è che la Costituzione fu varata lo stesso giorno in cui entrarono i francesi. Aveva evidentemente un significato simbolico, voleva essere una bandiera, e questa Costituzione praticamente è rimasta in un dimenticatoio per 100 anni. È riemersa quando si è detto diciamo nel 43, 44, 45 si sono riformate, praticamente la resistenza ha portato alla formazione di un nuovo governo, i nuovi governi italiani in qualche maniera anche con la presenza di persone come io dico Giovanni Conti, Costantino Mortara, Salvatorelli, Parri, Ruini, lo stesso Presidente del Consiglio di prima dell'avvento del fascismo, Emanuele Bonomi, evidentemente sta a significare come questa Repubblica, queste idee di emancipazione della persona umana sono state riproposte 100 anni dopo. Se noi andiamo a vedere i testi della Repubblica Romana, della Costituzione della Repubblica Romana e quella della Repubblica Italiana, e li andiamo a confrontare, ci rendiamo immediatamente conto di come l'una deriva dall'altra. Io dico, salvo l'articolo 7, che in qualche maniera effettivamente è nato dall'alleanza fra due modi di pensare diversi, due punti diversi. Grazie a voi. Ringraziamo il Presidente per aver delineato questi avvenimenti. Tocca a me adesso scendere nel particolare. Prima accennava al primo triumvirato il Presidente Miniero, dove era presente anche un nostro conterraneo, Aurelio Saliceti. Aurelio Saliceti di Bellante, quindi in provincia di Teramo. È successo poco, davvero, parliamo di poche settimane fa, che il rettore dell'Università di Teramo, il professor Luciano D'Amico, durante un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati, ha detto: ok, intitoliamo la sala, più che la sala, diciamo il campus universitario teramano, lo intitoliamo ad Aurelio Saliceti. Ecco, io ho saputo, da buon indagatore della storia, che cosa è successo. In verità, di Aurelio Saliceti nessuno si era interessato, ed è successa una cosa singolare. Che un piccolo, io come sapete provengo dall'esperienza, lo stesso il Presidente della Provincia, dall'esperienza del Proluco, e sappiamo quando sono
precisi i presidenti, più il paese è piccolo e più sono precisi. Allora è successo che un piccolo presidente di una Proloco, quella di Bellante, l'amico Luigi Ferriozzi, da anni impiegato nell'opera di valorizzazione, di riscoperta insieme alla professoressa di questo illustre loro concittadino, che cosa ha fatto? Ha scritto al presidente della provincia, ha detto: scusate, ma state intestando un campus universitario a Teramo, lo volete intestare a Spavento, grandissimo personaggio, forse che non rappresenta il territorio teramano. È così che in questa rosa di 10 nomi è stato messo il Saliceti, e naturalmente il rettore non poteva che scegliere questo personaggio. Quindi vedete come succede che tante volte la storia avviene nel piccolo ma poi diventa grande. Veniamo al mio piccolissimo intervento su questa figura. Aurelio Saliceti è sicuramente una figura, seppur ancora poco studiata, di ideali civili, politici, tesi unitamente alla risurrezione libera, all'unità d'Italia. Ricordiamo che sta per essere dato alle stampe uno studio sulla figura di Saliceti da parte della professoressa Anna Termes, che ci è venuta ad onorare la sua presenza, che è la vicepresidente della Proloco di Bellante, e che speriamo ci restituisca nell'interezza il personaggio che oggi io solo, a cui solo oggi io accenno. Saliceti è comunque un personaggio controverso, mazziniano, poi murattiano, infine cavuriano. All'uditore poco attento questi elementi potrebbero suonare discordanti, invece non è così. Il Saliceti in quel momento, in quel preciso momento storico, in ogni momento storico, e resta sempre un uomo delle istituzioni, cioè una persona che mette il proprio sapere giuridico, la propria propensione agli ideali di giustizia a servizio dello Stato. Un esempio nobilissimo al quale oggi si dovrebbe ispirare chiunque prende il timone, le redini dello Stato. Saliceti nacque il 14 maggio del 1804 a Ripattoni, all'epoca frazione di Mosciano Sant'Angelo, e oggi invece di Bellante, e qui ci sono due comuni che si contendono in maniera molto carina questa discendenza, da Giuseppina Ippoliti e da Giuseppe che era al contempo dottore fisico, ovvero medico, ed era anche, come figliore lo sarà presso, avvocato, e arriverà anche ad essere giudice a Civitella del Tronto. Gli studi e il lavoro: primo maestro del Saliceti fu il dotto canonico Garcia, quindi il padre, che gli insegnò latino, italiano, matematica. Il padre si occupava principalmente della matematica applicata alla medicina e ha scritto anche delle cosine importanti. A Teramo, dove si era trasferito nel 1815, Aurelio studia moltissimo ed è il padre che gli insegna un metodo all'epoca abbastanza singolare, ovvero il padre gli compra un libro, glielo regala già da quando è piccolissimo, e gli dice: di questo libro fammi una relazione scritta, e poi loro ne parlano a voce e si confrontano, e quindi lui si confronta con un bambino, si può dire, di 10, 11, 12, 13 anni, e questo metodo abbastanza innovativo porta Aurelio a studiare moltissimo e studiare moltissimo da autodidatta, tanto che a 22 anni, nel 1826, gli fu possibile eseguire una pregevole traduzione dal latino all'italiano del volume che Filippi Pepe aveva scritto per l'inaugurazione del monumento di Pietro I il Grande di Russia. Su esortazione del presidente della corte criminale Cornacchia, anche lì il caso ha dato la sua mano, perché questi vivevano nello stesso stabile a Teramo, che cosa fa? Si presenta al concorso come cancelliere nel giudicato di merito e lo vince. Invero tutta la famiglia Saliceti in qualche modo è legata ai tribunali. Addirittura a scorgere un vecchio atto notarile del Settecento, un lontanissimo zio di Aurelio giurava come usciere nel tribunale di Teramo. Quindi è una famiglia che comunque alla giustizia e con la giustizia ha avuto sicuramente a che fare tanto. Avviato agli studi liceali per assecondare la di lui passione per le materie classiche, Saliceti si laureò in utroque a Napoli, cioè sapete bene, quindi diritto civile e diritto canonico insieme, non era una cosa facile né ai tempi né oggi. Appena arriva nella pretura di Nereto subisce l'influenza dell'allora pretore Ferdinando Mozzetti, da tutti nomato poi per la sua rara preparazione del diritto romano. Nel 25 si trasferisce a Teramo e qui esercita la professione forense.
esercita la professione forense solo per 5 anni. Infatti c'è un documento del 1828 che io ho donato circa 4 anni fa al Museo delle Genti d'Abruzzo, ed è proprio un fascicolo di causa di Aurelio Saliceri, la professoressa se vuole lo può andare a visionare, un fascicolo di causa Aurelio Saliceri, patrocinante del Tribunale di Teramo. È una delle pochissime cause. Molte gli diedero davvero una grande fortuna, perché lui riuscì a vincere, essere patrone di parte civile a favore dell'amministrazione finanziaria contro dei funzionari corrotti, quindi diciamo il suo nome come avvocato, come legale, è già molto conosciuto. E che cosa accade? Quando Antonio Michitelli lasciò la cattedra di giurisprudenza al Real Collegio di Teramo, fu il giovane avvocato di Bellante che lo andò a sostituire. Ricordiamo il Michitelli, qui vicino, fu condannato a 13 anni di ferri che scontò qui proprio a Pescara, nel carcere borbonico. Dopo la morte di Abruzzese, Saliceri viene a Napoli, perché a Napoli venne indetto nel 1935 un concorso per l'assegnazione della cattedra di diritto civile. Ebbene, questo ragazzo di Bellante, contro ben 39 più agguerriti, più esperti candidati, che cosa fa? Conquista la cattedra di diritto civile a Napoli a 32 anni. Ma veniamo alle cospirazioni settarie, cioè la carboneria e la Giovane Italia, e come hanno influito sulla vita di Aurelio. All'inizio del soggiorno teramano era entrato a far parte della carboneria, prestando il rituale giuramento di fedeltà in delle circostanze ambientali davvero suggestive, che ci racconta il suo biografo, diremmo così, più famoso, Gaetano Zenobi. Una notte a Teramo un tale di sua conoscenza lo invita a seguirlo, lo conduce all'ultimo piano di una casa nascosta, in verità è una vendita, e qui giura fedeltà a quegli ideali che mai rinnegò. Più tardi, radicalizzandosi, convinto della necessità di proclamare la Repubblica, fonda la prima congrega della Giovane Italia in Abruzzo, e poi non solo in Abruzzo ma anche nel Mezzogiorno, in Sicilia. Viene sospettato di aver incentivato con dei suoi scritti la rivolta di Penne del 37, successivamente quella anche dell'Aquila, lo salvò il trasferimento per lavoro a Napoli. E il Saliceri fu fra i primi meridionali a svolgere proprio un'azione di propaganda decisa per la Giovane Italia, incurante delle ali che ciò comportava. Che lui fosse già a contatto col Mazzini e che insieme a lui ed altri meditasse di sollevare tutta l'Italia meridionale contro il Borbone, a cominciare naturalmente dai nostri Abruzzi, ce lo dice Mazzini stesso, e ce lo dice in una lettera, e in scritti editi e inediti, una lettera datata a Genova 1833, indirizzata ai fratelli di Napoli. Vi si legge testualmente: se giungesse un nostro viaggiatore, tal Riccardo da Correggio, avviatogli agli Abruzzi, a Costantini e Saliceri. Quindi vedete come lui era già un punto di riferimento di Giuseppe Mazzini nel meridione. Già da prima del luglio del 33, come appare da una serie di manoscritti che sono conservati nel 129 fascicolo 4 dell'Archivio di Stato di Teramo, si comincia ad esercitare su Saliceri una stretta vigilanza da parte del potere borbonico, e in particolare del marchese Francesco Saverio del Carretto. Tale vigilanza fu estesa al padre, al fratello Tito e a tutti i membri, diciamo, della famiglia della moglie degli Ippoliti. Abbiamo ritrovato una missiva che è del 3 novembre del 41, sempre in archivio, dove c'è scritto: Don Aurelio Saliceri, giudice di codesto tribunale, giovandosi dell'analoga carta di passaggio, allora si usavano le carte di passaggio per passare da uno stato a un altro, spedito da questo ufficio, domenica 31 partiva in compagnia di suo fratello Tito. Veniamo alla politica e alla sua esperienza di governo, che appare più complessa. Più complessa appare la sua attività politica, che, come ricordato poc'anzi, nella parte iniziale fu velata da quel carattere clandestino, sia nei moti di Penne del 37 che in quelli dell'Aquila del 1842. Quando nel 48 fu eletto deputato nel secondo parlamento napoletano, nei soli 7 giorni di durata dello stesso ricoprì il 6 marzo il prestigioso ruolo di ministro di grazia e giustizia nel secondo gabinetto Serra Caprioli. Due le riforme che avviò, che naturalmente per le ragioni esposte non videro mai la luce: l'allontanamento dei gesuiti dal regno e la riforma del codice e della magistratura. Infatti, quando il 24 febbraio viene proclamata la Repubblica di Francia, a marzo insorgono Milano, Venezia, Piemonte dichiara guerra all'Austria, che cosa accade? Che l'opinione pubblica liberale, convinta che i ministri fossero incapaci di gestire questa situazione, fa pressione sul re e questi li licenzia. Quindi venne chiamato a ricoprire la carica di ministro della giustizia proprio il radicale Saliceri, e Saliceri, proprio in quanto tale, propone un programma di governo in 4 punti: abolizione della Camera dei Pari, i cui membri erano nominati a vita dal re, quindi i liberali li vedevano troppo legati agli interessi del sovrano;
pieni poteri alla Camera dei Deputati per provvedere a una modifica della Costituzione, modifica radicale della legge elettorale e poi, non ultimo per importanza, l'invio di truppe sulla linea del Po in aiuto al Piemonte. Naturalmente le proposte saliceti furono accolte in modo benevolo da parte dei liberali, un po' di meno da Ferdinando II, che aveva concesso la Costituzione soprattutto, diciamo, per salvarsi, usiamo questo termine, per pacificare, stabilizzare la situazione politica interna. Naturalmente il sovrano si rifiutò di sottoscrivere il programma del ministro, licenziò il saliceti e tutto il governo, e il 3 aprile poi, con un nuovo ministero guidato dal neoguelfo Carlo Troia, venne stilato un programma totalmente diverso e reazionario, e provarono per ben due volte ad accoppare il saliceti, il quale giustamente che cosa fa? Si imbarca sul Friedland, lascia Napoli e si reca a Roma, dove i mazziniani democratici, lo diceva prima il presidente, si opponevano al governo di Pio IX. A Roma il saliceti giunge verso la fine del 48, ma lui era già conosciuto, qui trova uomini e clima adatti. Addirittura assieme a Sodano fonda ai primi anni del 48 una nuova setta che lui chiama i protestanti europei, e tra gli adepti c'è Gennaro Bomba di Chieri. Nelle elezioni politiche del 21 gennaio del 49 a Roma, naturalmente la tendenza repubblicana della nuova Camera si va ad accentuare e gli risulta eletto assieme a Mazzini, Saffi, Dall'Ongaro, Armellini e Garibaldi. Alle 2 di notte, tra l'8 e il 9 di febbraio, il presidente Galletti lesse i 4 articoli fondamentali della Repubblica, con i quali si dichiarava decaduto il potere temporale dei papi e si fondava la nuova forma istituzionale. L'indomani l'assemblea assunse il potere esecutivo a mezzo di, così era scritto, un comitato esecutivo di 3 italiani responsabili e amovibili, del quale naturalmente facevano parte Aurelio Saliceti, Carlo Armellini e Mattia Montecchi. Si istituirono i ministeri, Saffi andò agli interni, Lazzarini grazie a giustizia e così via, e nello stesso istante Goffredo Mameli telegrafa un telegramma laconico ma al tempo stesso giubilante, 3 parole: Roma Repubblica, virgola, venite, punto esclamativo. Saliceti nel comitato repubblicano resta per circa un anno, poi fa spazio Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi e poi ritorna di nuovo, qualcuno dice con poteri dittatoriali, naturalmente tra le virgolette, nella fase finale, nella fase del, diciamo, del declino, insieme a Calandrelli e Mariani, e Saliceti scrive un proclama contro il potere temporale del Papa, mutuando stile e parole dall'amico di Civitella del Tronto, Carlo Armellini. Ma arriviamo all'esilio. Caduta nella metà del 49 la Repubblica, pochi giorni lo statuto redatto proprio dal nostro, al Saliceti, con le bombe che sibilavano sopra al palazzo, dopo essere passato inosservato tra le file della soldatesca che cingeva e dominava Roma, raggiunge Marsiglia sono insieme a lui il Gallotti, Carlo Pisacane. Poi il 30 luglio passa successivamente a Parigi, dove anche lì, perseguitato dalla polizia napoleonica, ripara a Londra. A Londra si ricongiunge al Mazzini, che aveva fondato tra gli esuli e gli immigrati il Comitato Nazionale Italiano, al quale egli aderì nel 50 e ne diventò, assieme a Montecchi, Armellini e Saffi, uno dei membri più autorevoli del comitato direttivo. Abbiamo detto che ci furono delle fasi, la fase prettamente mazziniana, la fase prettamente murattiana, lo vedremo dopo, e qui si incrina il rapporto con Giuseppe Mazzini, perché in seguito il Saliceti, non convinto più del modo in cui il Mazzini dirige il comitato, se ne allontana protestando pubblicamente, e lo fa su un articolo pubblicato su un foglio francese, Le Bon Mot, per interessamento del Pallavicini, e qui siamo nella seconda fase, quella murattiana. Saliceti lascia l'Inghilterra, va in Francia e diventa precettore e al tempo stesso consulente legale della famiglia di Carlo Murat, cioè Carlo Luciano Murat, che era il figlio secondogenito di Gioacchino, che poi emigrò in America. Gli ultimi anni sono invece quelli cavuriani. Convinto da Cavour, torna prima a Napoli, si sposta successivamente a Torino e qui vi occupa una cattedra di carattere giuridico all'università e, udite udite, ebbe in quell'anno la nomina a presidente di Cassazione. È un ruolo conservato fino alla morte, che lo premì giovane, il 22 gennaio del 62, all'età di soli 58 anni a Torino. Diverse le opere che ha pubblicato il Saliceti, molte non si rinvengono, non so a che punto è la ricerca del... l'OPAC SPN quantomeno non ne dà menzione, oltre a una, e queste si trovano più che altro sui mercatini,
Oltre a scritture civili, penali in gran copia sotto forma di allegazioni, memorie e istanze, il Saliceti pubblica da giovane, l'abbiamo detto, la versione politica e poetica del Monumento in Petri di Filippi Petri, ma pubblica anche una versione poetica delle Lamentazioni di Giobbe, una medesima su quelle di Geremia, e nel campo strettamente del diritto dà le stampe due volumi. Un volume, l'Istituzione Iuris Civilis Prodromus, e un volume sull'Annunciazione di Nuova Opera. Ultimo volume che pubblica, lo pubblica a Parigi con lo scopo di giovare alla causa del Murat, e il volume, questo opuscolo, è intitolato Murat e i Borboni di Napoli. Chiudo così. Saliceti torna a Bellante e nella terza decade del giugno del 1877 le ceneri di Aurelio Saliceti furono traslate nel cimitero degli Illustri di Napoli. Oggi riposano assieme a quelli di Dell'Ongra, di Bisacane, dei suoi amici di mille battaglie. Abbiamo notizia che il comune si sta interessando, questo anche grazie alla Proloco e grazie alle associazioni locali, di riportarle nella sua patria. Come abruzzesi noi saremo in quel giorno a trarlo dalle pieghe della storia e a ditarlo all'ammirazione dei vostri. Dicevamo prima che abbiamo la fortuna di avere con noi due storici e noi in maniera abbastanza impropria, senza aver detto loro niente, li chiamiamo al tavolo. Sono il professor Morelli e la professoressa Anna Dermes, o chi vuole, se vuole intervenire poi nel dibattito, per portare anche loro un piccolo contributo. Partirei dalla professoressa Anna Dermes che sta proprio dando alle stampe questo volume. C'è ancora tempo. Con,